Canzoni travisate. Speciale italiane. Italiane. Ah, oh, è l'inserto italian. Inserto italian. Italian amateur. Sono cose già arrivate ai nostri contatti, no? Sì, quindi classici. Vlog naturalmente su DJ.it, pagina Facebook Trio Medusa o su Twitter con l'hashtag canzoni travisate. Immaginate in questo momento che il Previ sta in edicola e vi sta vendendo l'inserto e c'è la prima pagina di un tifoso molto sudato, però con la faccia dipinta bianco, rosso e verde. È giusto? È questo. Giusto, però direi anche bimbi, tappatevi le orecchie perché travisata a un discreto tasso di turpiloquio. Explicit lyrics. Però ragazzi, questa è colpa nostra. Di cosa parla Amore disperato di Nada? Partiamo subito così. Leggeri. Rifatta dai Super B. Di uno che in discoteca rimorchia una, solo che a un certo punto si scopre che lei non è proprio non una. Non è proprio una. E infatti dicono, ragazzi, scusatemi, ma lo dice, quando si incontrano due cazzi è proprio uno shock. Quando si incontrano due cazzi è proprio uno shock. È proprio vero, è uno shock. Sì, se uno dei due non lo sa. Se l'aveva preventivato, ragazzi. Quando si incontrano due cazzi è proprio uno shock. Previ, scusaci, che direbbero realmente? Toccarsi è proprio uno shock. Perché ho detto, non chiedetemi testi originali che non li sono tutti. Sai, sapete, avrei dovuto farla questa cosa dei testi originali. Sì. Però poi voi stavate giocando a racchettoni a pensare. Ho detto, ma perché? Questa cosa. Vabbè, ciao trio, una mattina d'estate su Rete 4, in uno di quei bei riempitivi a Marcord, ecco che spunta Marina Marfoglia. Marina Marfoglia. Oh, Marina Marfoglia. Con la canzone Peppermint Ula. Peppermint Ula Hop. Solo che, dire cosa dice. Solo che a sentirla nel ritornello sembra che dica altro. A me spaventa molto quello hop 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 finale, ragazzi. Questo Peppe, questo Peppe che arriva, a me preoccupa. Quando arriva Peppe, ragazzi, neanche bussa. No, quando arriva Peppe, arriva, c'è pericolo di fregatura. Sì, arriva Peppe, hop hop. Ah, che poeta Finardi. Eugenio Finardi, grande poeta. Grandi liriche della musica italiana. Ma a un certo punto può anche essere equivocato. Nella canzone Patrizia, dove dovrebbe dire amo il tuo sapore di fragole di panna d'estate d'erba appena calpestata, sì. Si sente amo il tuo sapore di fragole di panna d'estate merda appena calpestata. Amo il tuo sapore di fragole di panna d'estate d'erba appena calpestata. Merda appena calpestata. Amo il tuo sapore di fragole di panna d'estate d'erba appena calpestata. Perché a lui non puzza la popò di cane, ma l'erba. Cioè lui, sai che fa? Pesta l'erba e poi si pulisce sulla cacca del cane. Esatto. Ah, ho calpestato l'erba. È un genio, un tipo strano, eh. Ah, grande poeta Battisti. Indimenticabile. Sì. Ma nel finale di E penso a te, sì, che sì succede? Soprattutto, ma c'è pubblicità occulta in questa cosa? La lava la lampada? Ragazzi, la lampada. No, è che il buon Battisti a un certo punto, per farsi passare, diciamo, il disastro d'amore, il dolore d'amore, si mette a lavorare su una fabbrica praticamente di lampadari. Avete presente quelle che ci sono sul raccordo sì, di una ritorno sì, a Roma? Sì, sì, sì. E come passa il tempo? La lampada. Si è fatto il classico, come si chiama? L'affare quello di Murano enorme, il lampadario di il lampadario con i cristalli. La goccia. Parliamo di 5 canzoni travisate con tanto di travisatori che ringraziamo naturalmente. Esatto, e cominciamo a ringraziare Roberta da Milano, Steven Tyler degli Aerosmith ha una storia segreta con Jessica Besozzi, che è la sciampista, quella che non sa accendere il phone. No, ragazzi, non lo sapevo. Che nel mondo del metal se la son fatta un po' tutti. No! Non passa per una serie. Sapendo che non è una che si fa problemi, le chiede di assecondare una sua particolare perversione e in Crazy la supplica leccami i lobi. Leccami i lobi. Non è la migliore. Sto tutti quei capelli sopra. Poi. Cristiano il segnalatore, anche Jakey Lee dei Badlands ha una storia segreta con Jessica Besozzi, con lui cui tutti credono ormai si è capito di avere una storia segreta. Lui infatti esce ufficialmente con la sorella Amy Besozzi. Quando Amy lo scopre, aprite cielo. Certo. Jakey Nightwire, terrorizzato, dice: Amy vorrebbe cercare me.
love it, ciecare me. Lo dice come? Allora, segnalazione di Cristiano, che è quello di prima. Lo stesso di Cristiano. Oh, guarda, ha mandato una spatafiata di travisate. Da quando ha scoperto che Jessica Bezzozzi se la fa col cantante dei Badlands, a Ronnie James Dio, che anche lui credeva di avere una storia segreta, gli è scesa una cupezza terribile. Cammina desolato per Riccione. Per Riccione? D'inverno. Quando gli viene in mente il suo passatempo preferito, vedere nuotare i delfini all'acqua fan. All'oltremare. Arrivato al delfinario, la cupetta non l'ha abbandonato. No, però i delfini non sono. Non sono neanche dato su di giri. E così desolato non gli resta che commentare in Twisted: so triste, i delfini vedo triste. Triste. Sì. Ma come fa a uscire fuori la parola i delfini? Massimiliano Meneghini, sconsolatissimo. Ronnie attraversa l'incrocio, attraversa i ceccherini. È triste. Ancora lui. Sempre lui. Quando incontra i Black Eyed Peas? Sei contento almeno. I quattro lo vedono giù e lo invitano al bar a prendere qualcosa, ma essendo degli spiantati, in shut up non possono dirgli altro che andiamo a Bernacquetta. Andava bene a quetta. Perché quando c'hai seduccia non c'è niente di meglio della quetta, guarda la quetta fresca. Andava bene a quetta, ragazzi, ho trovato la mia travisata preferita di quest'anno. Ma Ferge è romana, lo senti come dice? Andava bene a quetta. Ci siamo. Ultima travisata, sì, direi. Chiediamo parere del comandante in capo. Non facciamo in tempo a mettere un disco, vero? 8:52, Massimiliano. Se vi dilungate fino a 54, andiamo avanti e sentiamo l'ultima travisata di oggi. Travisatrice finale, Silvia. Un bicchiere d'acqua non può nulla contro la tristezza atavica di Ronnie James Dio. Lo sa bene Damon Albarn, uno che c'è rimasto sotto a diverse storiacce d'amore, poi si incupisce. Ma si innamorano tutti questi. Si innamorano tutti. Per consolarlo, però, non può fare altro che riversargli addosso pure le sue tristezze. Pensa che allegria! E You and Me rivela: a me manca il Jumpy. A me manca il Jumpy. Tutti quanto è triste, è proprio depresso. A me manca il Jumpy. Cosa ti manca? A me manca il Jumpy. A me manca il Jumpy. 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 Bravi, bravissimi.